The Witch, capitolo 1. Come ogni sera, i comp andò a letto, pronto per dormire. Sì, i miei comp vanno a letto all'incirca verso le 11. Ma proprio quando stava per addormentarsi, la finestra si spalancò in modo molto rumoroso. Spaventato, comp corse a nascondersi sotto il letto. E soltanto il vento, pensò. E facendosi coraggio, prese la sua amata fionda e si avvicinò con prudenza alla finestra. Ciao Dotti. Ma proprio mentre cercava di chiuderla, uno strano soffio di vento lo spinse lontano da... Terrorizzato, cominciò a urlare più forte che poté, fino a svenire. Quando riprese conoscenza, pensò che fosse stato tutto un sogno, ma si rese presto conto che quella non era la sua stanza, bensì una cella. Dove si trovava? Come era finito lì? Chi l'aveva rinchiuso e perché? Non trovando risposte, cominciò a piangere a dirotto. Ma in quel momento qualcosa attirò la sua attenzione. Era la sua inseparabile fionda. Così la strinse forte, si asciugò le lacrime e si alzò in piedi, pronto a trovare il modo per tornare a casa. Zan zan. Allora, questo è un gioco simile a Granny, però non c'è la nonna, ma c'è una strega. Una strega un po' puttanella. La strega ti può ammazzare, viene, ti segue quando fai rumore, tutte le cose che fa Granny esattamente, solo che è una strega. Quindi è tipo un'ambientazione più maghetta. Siamo un bambino. Oh, c'è una torta de mele. Ok, raga, siamo rinchiusi nella cella. Troviamo modi per scappare dalla cella. Aha, con la fionda. No, vabbè. No. Ok, chiave, vai. Bravissimi, cazzo. Voi siete che siete super intelligenti. Però mi faccio dare... Ah! Scusa. Mi piace farmi schiaffeggiare dalla baldracca. Qui bisogna mettere dei libri, Ma quello? Ma che cazzo è? What are you doing? No, okay? No. Ah, la nonna non sale le scale. Nonna. Ma io prima o poi dovrò scendere, però. E quello è nonno. Nonna. Perché hai ridotto così nonno? Guardalo. No, raga. Non si può scappare. Porca troia. Very well. Molto That's bene. È like così it. Che mi piace. Un bambino molto grasso e saporito. Oddio, è veramente Hansel e Gretel. Calzino puzzolente, ragazzi. Forse il calzino va puzzolente, va da lui. Va qua, può essere. Ma nella lavatrice. Di solito sì. Tecca. Annusalo tutto, questa puzza de merda. Calzino puzzolente. Yes, desaparecitos. Guarda qua. Guarda come te lo speederanno io. Guarda come te lo speederanno io. Ok, questo lo dobbiamo fare dopo. Tua madre mia. Suca brutta merda di una stronza maiala. Ma dov'è? Io non la vedo. Guarda qua questi occhi pieni d'amore. Non è la vecchia. Sento che piange, ma non la vedo. Non è qua. Veloce, veloce, veloce. Ora viene, guarda. Ora viene e mi ciuccia. Gli occhi dell'amore. Ma guarda che la vecchia me la vorrebbe veramente buttare al cu. Io già lo so. Signora! Dov'è? Ma senti come grida! Allora, questo foglio lo devo prendere. Perché qua c'è l'orario, che sono le 4:15. Questo andrà messo dopo nell'orologio appena prendo la lancetta. La lancetta ancora non l'ho trovata però. Ma c'è la vecchia qua? Io la sento molto vicina. Ma è qua? Ma dove cazzo è? Devo prendere quel foglio là sopra, quello delle magie. Ah! Sto venendo! Perché cammina sta stronza? Senti, lo butto qua per terra sto foglio. Perché mi serve per fare le magie. Nascondi. È qua. Palla. Io non so a cosa servono le palle però. È una cosa brutta da dire. Non so a cosa servono le palle, raga. Ma non so veramente a cosa servono le palle. Fare i piedini. È qui, è qui, è qui, è qui, è qui. No. Cambio strada. Vaffanculo. Lei sta guardando questo lato? Ma c'è la porta chiusa. Quindi se lei adesso apre questa porta, io la prendo nel culazio. Ma che cazzo devo andare a prendere? Devo prendere la piuma, ma io la piuma non l'ho trovata. La piuma per i piedini. Sarà qua. Sì, ma lei è ferma qui. Signora! Nonna! Vuoi andare un pochino più avanti? Chissà se gira sicuro. Eh? Ma come parla, nonna? Ma non è inglese? Non è inglese, raga.
Non è inglese questo. Sta parlando una lingua che non è la mia. La lingua è quella di Mordor. Ma dov'è la piuma? Cazzo ride sta vecchia. Ma la smette di... Ma è buggata lì, ma scusa, ma io non ci posso andare. Beh, nonna! Hey, nonna! Nonna, ti prego. Nonna, 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 ascoltami, ti prego, nonna. Non è la nonna, era tipo qua. Forse la piuma è sopra sopra, eh. Forse me la sono dimenticata sopra. Non mi controlla? No? Non è qua. Però... Ah! Come fossi una mignotta ogni volta. Veramente una sensazione più unica che rara. Minchia, qua è la vecchia, sicuro. Raga, dov'è? Ma è là! Ok, 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 ok. È nella cucina. Cioè, dove c'è il tavolo della cucina? Eccola. Ma non c'è nel polo! Ah! Nonna! Non c'è! I? Via, 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 via. Ah, no, la forchetta è là sotto! Ah! Dai, nonna! Ho trovato la forchetta, ho trovato la forchetta. Ha fatto salire a questo, mi rompo un cazzo. Vieni, vieni, nonna, vieni. Do not run away! Yes, nonna! Chi do carici tu? Che eccola la forchetta, puttana Eva! Ah! What are you doing out of your cage? No, 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 no! Ferma! Ferma, nonna! Non mi veniva nel camino! Allora, erano le 4:15. Le 4. Erano le 4. Ah! Leva, porca put... Ogni volta lo stesso jumpscare. Ma come cazzo è possibile? Ah! Ma Dio! Nonna, veramente sei una cogliona. Vado via! Nonna, vado via, vado via, vado via. Non è la nonna. Chi va? Sianto. Nonna! Nonna, ascoltami, nonna. Devo solamente fare una cosa ai piedi di tuo marito. Devo toccargli i piedini a tuo marito. Mi fai toccare i piedini? Via coi piedini! No, 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 no. Nonna. Wait. Ma ho capito, ma scusa, a sto punto me insegui e non riempi la minchia, cioè. A me tocca i piedi. Perché suo marito è lì? Non fare queste domande alla nonna di cui non vorresti sapere la sua risposta. Vabbè, ho capito. No, no. No, no. Devo prendere la cosa che gli è caduta in bocca. La mano. Nonna! Puttana, vado a battere il 5! L'ho fatta arrabbiare, guardate. L'espressione di un uomo arrabbiato. Ok, adesso batto il 5. Yes! Guarda qua, annusa qua, tocca qua. Bella. Allora, ragazzi, se volete sapere la storia di questa nonnina, la nonnina praticamente desiderava tantissimo un figlio. Un giorno una strega gli diede il figlio che lei tanto desiderava, ma in cambio la vecchietta qua, la strega, doveva fare una cosa. Una volta che la nonnina ha fatto questa cosa brutta brutta in cui rapiva le persone, il bambino, a quanto pare al suo figlio è successa una cosa. Dovremmo scoprire cosa è successo al figlio. Vedi che lei piange? Piange? Per il nipote, per il bambino che la nonna ha perso. Eccola qua, la bacchetta magica. Aie, vede bacchetta magica. Noi dobbiamo capire perché la nonna ha perso il bambino. E soprattutto dobbiamo capire anche come cazzo fare ad aiutarlo. Noi dobbiamo fare una magia. C'era il disegno delle onde. Sì, il disegno delle onde l'ho visto pure io. E queste qua? Queste onde qua? Posso provare a farle? Allora, ci provo, eh. Vedi che non funziona. Raga, ma non cambia niente. Torniamo dalla nonna, ma... Le palle dove si fanno? Lei è qua, in cucina. Non so dove cazzo farle le palle. Vado a riprendere l'indizio, che ecco. Dice che bisogna agitare la palla e poi bisogna lanciarla. Ah! Ok, ok, ok. Ho capito. I understand. Yes, yes, we go. Run. La palla. Ok, la devo lanciare dentro la griglia. Mi ha teletrasportato. Mi si è teletrasportato il personaggio. Credo. Che brava. Sì, ma non è servito un cazzo, però. Ma porca di quella mignotta! Che ci fa la nonna lì? Scusate. C'era un'altra palla.
Babba, sotto nella griglia c'è l'incantesimo per il serpente. Il problema... ti ha teletrasportato dove c'è l'altra palla. Ah! I understand. Ho capito. Aspettate. Qui c'è l'altra palla. Quindi io devo far cadere questa palla nel tombino. Easy buco! Ah! Mamma mia, manco Ronaldo. La safa. Nonna, non ti girare gentilmente, che sto a fare dei lavoretti io. NBA. Oh, yeah. Allora, vai. Ah. Osso. Ah, c'è la magia per il serpente. Che questo non l'avevamo letto. Quindi il figlio della strega è morto caduto qua dentro. E mi sa che è lui il figlio della strega. Eh sì, però devo prendere la palla. Ok, la magia è questa qua. Giù, su, piccolo. Ok, quest'osso lo do al cane, c'è un cane. Ah ah. Io ho paura che mi becca la strega. È sempre girata di là. Ok, vai. Ho un tentativo solo. Su un nubiglio, mi ingazzo. Allora. Sì! We are the world. We are the champions. We are the never gonna win. Buh, non so le parole. Devo positioning le cose. Ho provato ad alleviare il dolore della strega portando i fratelli alla sua dimora. Tuttavia ho ottenuto l'opposto. Lei ha scorto in Ansel un eco del suo figlio perduto. È impazzita. Ha divorato il piccolo nel tentativo di cancellare quei pensieri. La calma momentanea che ho ottenuto facendo ciò è diventata una necessità costante per lei. E ora, nel suo delirio, è tornata a catturare estranei. Ma non li usa per nutrire le fate. E perché ruba ancora i bambini? Tipo me? Ah, ok, ho ancora un hit. Allora, rimetto la canzone alla vecchia e la fulmino. Vai. Ah! Tucciami i palle, vecchia! Via! Yes! Sì! Campioni del mondo! Allora, finalmente il comp riuscì ad aprire la porta e uscire da quella casa. Senza perderci un attimo, cominciò a correre nella foresta. Corse fino allo sfinimento quando sentì una voce. Ehi, tu! Il comp si girò terrorizzato e vide una piccola testa sbucare fuori dai cespugli. E prima ancora di riuscire a reagire, venne fuori dai rami una piccola ragazza che si mise vicino a lui. Ma quella è la bacchetta della strega? Chiese lei mentre guardava estasiata. Sospettoso, il comp estrasse la bacchetta e la puntò minacciosamente verso la ragazza. Non essere ridicolo, solo i maghi possono usarla. Offeso, il comp puntò i ciottoli ai piedi alla ragazza e con un veloce movimento del polso li trasformò in una corda. Quindi la ragazza si girò verso i comp con gli occhi spalancati e un sorriso sulla faccia e disse: penso che io e te diventeremo davvero buoni amici. Fine del primo capitolo.